ti amano sempre quando sei stronza, malefica e calpesti la loro dignità. Allora, cara Malgasciona, devi renderti conto di una cosa fondamentale, che se tu sei succube, sei buona, sei accondiscendente, dai piena disponibilità, sei chiedente, sarai anche perdente, perché chi chiede è perdente. Per riuscire a conquistare, per riuscire a sedurre, devi saper offrire emozioni, perché chi chiede è perdente, chi sa offrire emozioni è vincente. E allora, come fare ad offrire emozioni? Beh, ci sono diversi modi. Intanto devi vedere come va la relazione, diciamo. Se è una relazione che funziona nel modo giusto, se non ci sono grosse problematiche, puoi tranquillamente, diciamo, lasciarla andare così senza andare a penalizzare ulteriormente. Altrimenti devi passare dalla gratificazione alla penalizzazione, perché la penalizzazione è comunque un'emozione molto forte. La penalizzazione, cara carampana, e quindi devi imparare a fare questo, altrimenti otterrai soltanto nulla. Allora, quindi devi imparare a essere stronza e malefica, se vuoi essere amata da questo punto di vista, se vuoi fornire emozioni. Cosa vuol dire essere stronza? Beh, vuol dire ad esempio calpestare un po' la virilità. Calpestare la virilità in modo analogico, perché andare a instillare subliminalmente il fatto che praticamente questa persona, da un punto di vista virile, è scadente. Andrai a innescare nel maschio un fattore competitivo, perché i maschi amano competere. La competizione è proprio l'essenza, no? Quando si sentono sviliti da un punto di vista fisico, cercano di fare qualche cosa, cercano di agire su un piano affettivo, perché sesso e affetto sono due parti della stessa medaglia. Tieni presente anche questo fatto fondamentale, che il sesso e l'affetto sono veramente due parti fondamentali, quindi non c'è sesso senza affetto e non c'è affetto senza sesso. Se uno decade, l'altro aumenta. Se tu vuoi ottenere affetto, devi togliergli sesso, praticamente. Devi andare a svilire un po' la virilità. E in che modo? Non direttamente, non devi dirgli c'è il mollo, c'è il piccolo, non sei capace, ma non esaltarlo di più. Se ci vai a letto, quando ci vai a letto, non ti fai vedere particolarmente soddisfatta. Insieme, piano piano, il fatto che altri siano più prestanti di loro, magari accenni il fatto che ci possono essere altri uomini, fai anche delle battute di ironia del tipo: ah, sai che tu tra i tuoi amici sei quello che ce l'ha più grosso, per dire, butti lì delle frasi così, qualcosa che faccia pensare che da un lato lo gratifichi, ma dall'altro fortemente lo penalizzi. E poi essere stronzo cosa significa? Beh, significa anche essere centrato sulla tua vita. D'altra parte, se uno non ti dà quello che vuoi, devi imparare a centrarti fondamentalmente sulla tua vita, devi imparare ad essere centrata su ciò che ti piace, devi imparare ad essere centrata su quella che è la tua vita, su quelle che sono le cose che ti interessano. Non devi mettere l'altra persona al centro del tuo mondo. Tieni presente questo, che soltanto se accetterai di alzare il livello della tua asticella otterrai rispetto e accondiscendenza, otterrai che le altre persone si porranno complementare rispetto alle tue esigenze, cioè faranno esattamente quello che tu gli chiederai, faranno esattamente quello che tu vorrai. Lo faranno per conquistarti, però il maschio per conquistare ha bisogno di sfide, ha bisogno di avere a che fare con una donna, tra virgolette, stronza. Essere stronza significa essere imprevedibile, non significa essere stronza a livello logico, perché la parte logica innesca meccanismi di difesa, quindi se tu ti presenti stronza a livello logico, beh, rischi che questo ti cortocircuiti e se ne vada fuori dai maroni. Devi farlo a livello analogico. Farlo a livello analogico cosa vuol dire? Vuol dire che devi farti vedere imprevedibile, cioè non disponibile sempre, cioè con altri interessi, con altre cose che ti possono, diciamo, interessare, con altre situazioni che puoi vivere nella tua vita,
E questo è un punto fondamentale, perché se tu impari ad avere questa caratteristica di essere una donna in grado di, diciamo, avere la padronanza totale della tua vita, avere i tuoi interessi, essere piena di impegni, ma devi trovarteli veramente, perché non è che devi far finta di, perché se fai finta di si percepisce. Quindi concentrati su te stessa fin tanto che lui non ti darà esattamente quello che tu vuoi. Questo è un punto anche fondamentale che tu devi portare avanti se vuoi conquistare una persona, se vuoi avere fiducia. È ovvio che devi anche essere disposto a dare se dall'altra parte ricevi, perché altrimenti vai a innescare meccanismi di difesa e non devi mai innescare meccanismi di difesa. Tieni presente che i meccanismi di difesa sono sempre logici, mai analogici. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è la parte logica e razionale, no? Se lui inizia a pensare questa è stronza, e beh, si innescherà un meccanismo di difesa. Invece non devi essere, da un punto di vista logico, non devi esserlo, e neanche da un punto di vista analogico, se lui ti dà quello che tu desideri, altrimenti tieni presente questo. E tieni presente un altro fatto fondamentale, che poi non è che puoi trasformare completamente tutte le persone, questo non lo puoi fare. Se dall'altra parte c'è una persona, ad esempio, narcisista, è inutile che stai lì a roderti la vita, non riuscirai mai a trasformare un narcisista in una persona, diciamo, capace di amare, perché il narcisista intrinsecamente non lo è. Quindi in questi casi devi mollare la presa. In alcuni casi mollare la presa è utile perché ti consente di liberarti, ti consente di non essere più schiava di situazioni che altrimenti ti distruggerebbero la vita. Questo devi impararlo, perché l'accanimento terapeutico, diciamo così, l'accanimento è la cosa peggiore che tu puoi fare, non devi mai accanirti sulle situazioni. Se una situazione non va, fuori dai coglioni. Per un certo tempo, però intanto inizia ad essere centrata su te stessa, inizia a essere centrata, a ripetere, anche a fare quello che viene chiamato inner game, cioè il gioco interiore, ripetere dentro di te: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Ripetiti questa frase in tutti i momenti della tua giornata, perché andrà a strutturare la tua autostima. Soprattutto ripetitelo al mattino, al risveglio e prima di addormentarti, perché sono le fasi in cui la nostra mente diventa più ricettiva, sono le fasi in cui la nostra mente diventa più pronta ad assorbire le autosuggestioni positive. Ecco, quindi questo andrà a strutturarti un mindset, cioè un atteggiamento mentale vincente, e questo è quello che è importante nella seduzione, avere un atteggiamento mentale vincente, altrimenti sarai una perdente. Ecco, in questo modo, questo verrà percepita diversamente, vedrai che la persona ti amerà sempre, perché se sei stronza, se sei malefica, tra virgolette, vai ad amplificare quelli che sono i suoi turbamenti, calpesti un po' la virilità, perché questo è anche un fatto fondamentale, sarai in compenso, sarai amata. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.